The summer wind came blowing in from across the sea. Buongiorno a tutti, ore 6, martedì 25 ottobre. Il clima ci permette ancora una volta di preparare il nostro fantastico brasato al limone. Eccolo già in fondo. Le zeste di limone per il brasato ci sono. Two sweethearts and the summer. Abbiamo aggiunto il profumo di limone, eccolo qua. Painted kites, those days and nights went flying by. Cotto il brasato come sempre ci dedichiamo al fondo. Eccolo qua, vedete? Ed eccoci qua. Questa è la nostra insalatina di carne. Tra poco vi faccio vedere il letto che gli ho preparato. Eccolo qua, un po' di rucola fresca, peperoni arrossiti tagliati a striscioline e olive verdi. Ecco qua, vedete? L'insalatina è pronta, tra poco la impastiamo e la mettiamo nel piatto. Detto fatto, ecco il nostro cheese stick pronto. Insalatina di carne pronta. Tra poco li vedrete nei piatti. Allora siamo in banco. Partiamo dal presupposto che non dobbiamo mai farci complimenti, perché altrimenti ce ne andiamo di testa. Ma stamattina concedetemi di giglioneggiare un po'. Dallo spiedino al cheese stick, passando per l'insalatina con i peperoni, questa è di carne. Poi passiamo agli straccetti sempre di vitello, la nostra tagliata di pollo, polpettone super classico, prosciutto cotto e provola, prosciutto di maiale perugino, le cotolette di vitellino, le nostre costolette sempre di maiale perugino, gli impanati, la trippa e il fegato. Questo è il nostro banco stamattina. Proseguiamo con i bocconcini di vitellino appena chiusi in vaschetta, i nostri fantastici hamburger, i secondi tagli, perché anche se oggi ci siamo dedicati a quello che può essere il futuro della macelleria, ci stiamo comunque preparando per il giovedì della nostra fantastica genovese. Anzi, non perdete tempo, ordinatela. Concludiamo così la mattinata. Vi ricordo che il brasato col limone si sta raffreddando. Per il resto è tutto qua. Buona giornata e buona settimana a tutti. That summer wind, warm, warm summer wind.